problema del traffico, un'equazione a più incognite per tutte le città italiane. Gli urbanisti si logorano le meningi, gli esperti studiano notte e giorno e gli automobilisti impazziscono smarrendosi in una selva di divieti e di contravvenzioni. La nostra inchiesta su questo problema di grande attualità ci ha portati a Montecatini. L'abbiamo trovata in assetto di guerra. Montecatini è una città diversa da tutte le altre. Il colore dominante qui non è il grigio del cemento o il nero dell'asfalto. I giardini, pettinati con cura da esperti parrucchieri dell'erba, sono i polmoni attraverso i quali si respira ossigeno, non vapori di nafta. È la solita rivoluzione del traffico? No, è un esperimento per togliere i veicoli a motore dal centro di Montecatini. Ma vi servirete di un prestigiatore o di un illusionista? No, non occorre. Basta un po' di buona volontà e la comprensione di tutti gli utenti. Infatti, gli italiani sono così, protestano, insistono, ma poi con le buone maniere si convincono. Ed ecco finalmente una città che ha risolto in maniera intelligente e razionale tutti i problemi del traffico urbano. È la prima, speriamo che non sia la sola. Al centro e nei viali circolano soltanto le carrozzelle. Oltretutto è più facile, il cavallo è più intelligente di molti automobilisti, davanti alle strisce pedonali si ferma da solo. Questo magico colpo di spugna ha cancellato come per incanto il frastuono delle auto, i mefitici vapori di nafta e soprattutto quella tensione che logora i nervi e rovina il fegato. Ed è forse per rispetto al fegato che a Montecatini non si fanno contravvenzioni. Il Wagen steht in einem verbotenen Ort. Non è una multa, è un cortese ammonimento redatto in varie lingue. Si esagera in cortesia? È troppo tutto questo personale per accogliere un cliente? Non è un albergo, è una scuola alberghiera. Siamo capitati in piena lezione esterna e gli alunni, quando sbagliano, devono rifare da capo il compito. Di personale ce n'è in abbondanza e non soltanto fuori. Non vi piacerebbe trovare in un albergo vero 10 portieri tutti ai vostri ordini? I clienti sono anch'essi allievi, non allievi clienti, intendiamoci. Al bar 10 barman e 15 impeccabili camerieri. Oggi, lezione di aperitivo. Le ragazze sono allieve segretarie di albergo. Nelle ore di ricreazione fanno le clienti. I vetturini invece nelle ore libere fanno toletta alle carrozze. Questa rivoluzione del traffico in ogni altra città avrebbe creato dei nuovi problemi per la mancanza della materia prima, il cavallo. No, questo non è il nitrito di un ronzino. È la voce di Ellen Rodney, la cavalla più veloce del mondo, ospite delle scuderie dell'ippodromo di Montecatini. Lei non finirà fra le stanghe di una carrozza a trasportare turisti. Molti dei suoi colleghi, sì. E quando passeranno da queste parti, guarderanno con nostalgia la magnifica pista e sogneranno di correre ancora. Ricorderanno le loro grandi giornate, quando gareggiavano proprio in questo ippodromo con i migliori soggetti indigeni e stranieri. Ricorderanno le gare vinte, quando gli intenditori di tutta Italia dicevano di loro: è un cavallo straordinario, mi capisce come un cristiano. Siamo tutto pappa e ciccia, come si dice noi. Ma ora avrete più lavoro. Non è che si aprano per noi orizzonti nuovi. Il forestiero ha sempre voluto bene la carrozza. Ma insomma, siamo soddisfatti. Ma lei è proprio di Montecatini? Sì. Indigeno puro. Ma sa, a forza di parlare col forestiero, anche la propria lingua si raffina, si perfeziona. E quanti forestieri si sono seduti lì? Tanti, tanti. Ogni stagione si scarrozza almeno 1000 forestieri per uno. Automobili, i treni. A Montecatini ci passa più di 200.000 persone. 500 tra alberghi e pensioni. Ha voglia di posto. Poi Montecatini è cosmopolita. Guardi, cantanti, attori. Quella è la Valletta del Buongiorno. Lo Shah di Persia. Ma con tutti questi cavalli per strada ci saranno dei problemi? Dice per la pulizia. Sono cavalli per bene, ex corridori, educati. E poi guardare il comportamento. Senza mosche, senza zanzare,
senza animali noiosi. Il cavallo è tranquillo. Una sigaretta? Grazie, in servizio non fumo. Sì, quello non fuma in servizio, ma a Montecatini molta gente non fuma per convinzione personale. Noi siamo stati i primi ad organizzare un simposium sul tabacco. Per dirne bene? Era un processo. E fu condannato? Fu assolto per insufficienza di prove. Ma chi, il fumatore o il fumo? Tutti e due. A Montecatini ogni anno vengono organizzati vari congressi medici per trattare problemi di terapia, particolarmente di quelle affezioni che qui vengono curate. Ma discutendo non si guasteranno mica il fegato? Avrebbero scelto il luogo più adatto. L'ultimo convegno ha portato in questi giorni a Montecatini 650 medici italiani guidati dal professor Frugoni e numerosi specialisti giunti dalla Svizzera, dall'Olanda, dalla Francia, dal Belgio, dalla Germania e dagli Stati Uniti. I lavori erano dedicati allo studio del fegato in rapporto al diabete e alla bile, non alla circolazione o al traffico. E le discussioni sui temi trattati dai relatori sono state, come sempre, di eccezionale interesse scientifico. Intanto, mentre i medici discutono sulla loro salute, quelli che vengono a Montecatini per passare le acque trovano un ambiente sereno, distensivo. Scusi, comandante, com'è andato l'esperimento? Ha dato soddisfazione e possiamo sperare. E gli automobilisti? Quelli è un po' difficile accontentarli. Allora, senza automobili o no? Senza automobili. Senza, sempre a piedi, ci va più sicuri. Automobili o no? No, meglio no. Direi sì, diciamo sì. Ma allora, come la volete la vostra città? Così? O così? Ma per una città che ha risolto i problemi del traffico e quelli del fegato, quante sono ancora lontane dalla soluzione? Quante, con il caos della circolazione urbana, forniscono ogni anno migliaia e migliaia di clienti ai medici e alle terme?